Signor Sindaco, caro Enzo, autorità tutte, sindaci del territorio della città metropolitana, senatrici, deputati, davvero cittadini, intanto scusate il ritardo. Sono lieto di portare anche il mio abbraccio al pilota, alla straordinaria efficienza dell'aeroporto di Catania, che vogliamo ringraziare oltre al pilota, tra l'altro un aeroporto straordinariamente in crescita e con ulteriori margini di miglioramento. E credo che ciò che è accaduto però dimostra che anche in qualche emergenza l'Italia è in grado di fare del proprio meglio. Tuttavia questo ha creato un'ulteriore mini emergenza, che è quello del vostro pranzo. Io non ne ho bisogno perché sono in una situazione, diciamo, fisica in cui anche se non mangio va bene lo stesso. Però mi perdonerete se vi rubo ancora qualche minuto per unire la mia voce a quella di Enzo nella gioia di essere qui. Solo che non è facile trovare il giusto registro, perché accolti in questo teatro, ora abbiamo le luci contro per ragioni televisive, ma alzare la testa, osservare questo teatro, osservare la presenza così significativa, chiudere gli occhi ed ascoltare Bellini, anzi ringraziamo l'orchestra, il coro, il direttore per averci onorato della loro presenza e della loro arte, e ti viene in mente di riflettere sulla cultura. Non puoi non riflettere sulla cultura, che non è soltanto musica o arte o bellezza. È quello straordinario sentimento e connubio di identità che fa grande il nostro paese. Noi, immaginate il nostro impegno di oggi. Partiamo, inauguriamo il museo archeologico a Reggio Calabria. Era da 9 anni che si era immaginato questo museo, quando il governo Prodi volle festeggiare i 150 anni dell'Unità d'Italia. Sei di fronte ai bronzi, pensi che da oggi i bronzi di Riace non siano più soli e abbiano 5 piani di occasioni e opportunità, pensi anche che quel museo fa 163.000 visitatori. Allora dicevamo a Reggio, beh, però se fosse in un altro posto, se fosse al Fine Arts di Chicago, probabilmente avrebbe milioni di visitatori. Però quel museo oggi deve diventare uno strumento per il riscatto di Reggio, della Calabria, del Mezzogiorno, e deve sicuramente vedere crescere il numero di visitatori. Tuttavia, quando sei a tu per tu con i bronzi, ti domandi se la cultura è soltanto uno slogan da utilizzare talvolta per parlare di rilancio, o è una domanda che arriva dritta, profonda, penetrante al cuore di ciascuno di noi. E la stessa cosa avviene qui, avviene chiudendo gli occhi ascoltando Bellini, avviene dall'alto dell'elicottero, Enzo, vedendo la tua e vostra città, che è una città definita da tanti, no? La città più laboriosa, la Milano del Mezzogiorno, tanti slogan del passato che hanno ovviamente una loro concretezza, ma che è innanzitutto una città bella, lasciatevelo dire da chi l'ha appena visitata dall'alto, perché arrivando da Reggio abbiamo avuto modo di vedere ciò che il CNR mostrava dietro nel video. Dall'alto non si è visto solo l'Etna, perché problemi di nubi, ma la città in quanto tale si è vista, le sue piazze, le sue chiese, il rapporto con la cultura romana e con la cultura greca. E quando pensi alla cultura ti domandi, ma ti rendi conto, Matteo, che sei oggi su questo teatro, dopo che il primo incontro in un teatro l'abbiamo fatto a Pesaro, al Teatro Rossini, lì non abbiamo portato soldi, ma insomma i nostri amici marchigiani non se ne offenderanno. Però torni a pensare a quanto è grande la storia di questo paese, il Teatro Rossini, la storia meravigliosa non soltanto di Roma, Firenze o Venezia, ma delle straordinarie città e degli straordinari luoghi che segnano questo paese. Cerenzi, è l'ora di pranzo, che insisti ancora molto con tutte le discussioni culturali o vai sulla sostanza? Insisto. Perché il tema dell'identità culturale non è soltanto un pezzo del rilancio economico identitario del nostro paese,
o un pezzo dell'orgoglio di essere italiani. La parola orgoglio, che è andata così poco di moda negli ultimi anni, deve tornare ad avere residenza nel nostro paese, deve tornare a occupare il vocabolario della politica. È un fatto ancora più grande, Enzo, perdonatemi se abuso di voi per due minuti, per dirvi che ciò che sta accadendo a livello internazionale chiama in ballo la questione culturale. C'è stato per qualche settimana, per qualche mese, una discussione anche in Italia, dove sembrava che da un momento all'altro dovessimo partire a fare chissà quali missioni internazionali, chissà quali guerre. Noi facciamo il nostro impegno in Afghanistan, siamo a salvare la diga di Mosul come italiani, con un'azienda italiana, per evitare un incredibile danno ambientale e umano. Siamo impegnati dalla Somalia a praticamente tutti i teatri più complicati del nostro paese, del nostro pianeta. Ma qualche mese fa è partito un dibattito, dopo gli attentati, prima gli attentati di Charlie Hebdo, poi Parigi, poi col Bataclan, di nuovo Parigi col Bataclan, poi Bruxelles. Dobbiamo andare a bombardare, dobbiamo portare i nostri uomini nei confini di guerra. Detto con una superficialità, utilizzare questa parola con tanta superficialità, senza considerare che se è vero che l'Italia non farà mai mancare il proprio impegno laddove ci saranno dei diritti da difendere, i diritti delle donne, i diritti degli uomini che soffrono, i diritti delle persone che chiedono libertà, è anche vero che ciò che è accaduto negli ultimi mesi in Europa, fatemi spendere mezza parola su questo, non è soltanto un problema che viene dall'esterno, è un problema che nasce nelle nostre periferie. Coloro i quali hanno ucciso nella redazione di Charlie Hebdo, o poi al teatro del Bataclan, o poi all'aeroporto di Bruxelles, non erano persone che venivano da fuori, erano persone che erano nate e cresciute, educate nelle nostre scuole europee, nelle nostre città europee, giocavano a calcio con i ragazzini delle altre famiglie europee. E allora cos'è accaduto in alcune di quelle realtà? Lo dico a Enzo nella sua veste di sindaco di Carnania e già di punto di riferimento di tanti sindaci in occasione della prima stagione dei sindaci, quando lui poi è stato anche presidente dell'ANCI, lo dico ai tanti sindaci che sono qua. È accaduto che in pezzi interi delle nostre comunità si è perso il senso di ciò che siamo. Quando la periferia urbanistica diventa un continuum dove non c'è una piazza, non c'è un centro di aggregazione, non c'è un luogo identitario dal punto di vista culturale, è più facile che si creino situazioni di pericolo o di tensione. Quando a Molenbeek si dice ai giornalisti che arrivano a fare le interviste, solo voi stranieri potevate pensare che uno come Salah non restasse a Molenbeek, questa è casa nostra, esprimendo con ciò il principio per cui un giornalista è estraneo, un cittadino è estraneo perché quella è una sorta di enclave, noi abbiamo perduto il senso di ciò che siamo, il senso della nostra identità. Tutta sta discussione sulla cultura serve all'animo dell'uomo? Certo. Serve a farsi domande? Certo. Serve a vivere con una profondità di pensiero tutto ciò che uno fa? Certo. Ma la cultura è innanzitutto un motore di difesa della libertà, come il coro ci ha insegnato durante la versione molto compattata, immagino per esigenze di protocollo. Come ciascuno di noi sa. Ecco perché, e chiudo questa prima parte, vorrei invitare tutte e tutti gli italiani, da qui, da Catania, ad avere maggiore orgoglio per ciò che noi siamo. I problemi non mancano, li approfondiremo anche questa mattina. Ma c'è un elemento enorme. Il mondo chiede bellezza, quindi il mondo chiede l'Italia. E se il mondo chiede Italia, il nostro compito di classe dirigente di questo paese, al netto delle polemiche che continueranno sempre, che ci animeranno, che apriranno i giornali, il nostro compito è rendersi conto di quanto grande sia l'essere italiane e italiani in questo momento storico e quanto sia fondamentale tenere questo patrimonio condiviso di valori, curarlo. Domani noi, nella festa del lavoro, 1° maggio, potremmo limitarci a dire che bello, i dati del Jobs Act ci dicono che ci sono alcune centinaia di migliaia di persone che quest'anno hanno trovato un lavoro. Quindi rispetto allo scorso anno ci sono disoccupati in meno, ce ne sono ancora tanti, ma ce n'è qualcuno in meno che domani può festeggiare la festa del lavoro. Un disoccupato la festa del lavoro non la festeggia.
gli suona come una critica ancora più forte, come una provocazione. Noi domani avremmo potuto fare l'elenco con le slide fatte bene di ciò che ha fatto il Jobs Act in quest'anno. Non serve a niente raccontarci i risultati ottenuti. Noi domani, con un po' di poco entusiasmo da parte di alcuni addetti ai lavori, a Palazzo Chigi, anche se è domenica, anche se è il 1° maggio, riuniamo il CIPE e annunciamo investimenti per 3 miliardi e mezzo di euro, 2 miliardi e mezzo sulla ricerca, 1 miliardo sulla cultura, perché l'Italia dei prossimi 20 anni avrà questi due fondamentali punti di riferimento. Allora, non voglio continuare su questo tema, ma è la cultura ciò che davvero in qualche modo tratteggia il nostro senso di identità. Lo sanno i sindaci, lo sanno i cittadini. Ti sono grato, caro Enzo, per averci accolto in questo scenario e con questa accoglienza. Naturalmente il patto per il Sud e quindi il patto che firmiamo oggi a Catania, uno dei 15 accordi che abbiamo proposto alle città metropolitane e alle regioni, ottenendo un riscontro, devo dire, molto positivo di quasi tutti gli amministratori interessati, non è una cosa particolarmente originale. C'è un documento di fondo che è stato scritto dal sottosegretario De Vincenti, anche nella sua veste di professore, fa tutte le analisi dotte, quelle da quando sta con me sta cercando di smettere, ma insomma ogni tanto gli viene spontaneo, ha scritto un pregevole testo che è molto importante, e poi ci sono una serie di elenchi concreti di cose da fare. Tutto questo grande marasma per un elenco di cose da fare? Sì. Dove ci impegniamo reciprocamente? Il sindaco, nella sua veste anche di punto di riferimento della città metropolitana, che controlla noi, come lo fanno i presidenti delle regioni, e noi che controlliamo loro. Perché alla fine lo scandalo più incredibile, lo scandalo nel senso greco di impedimento, di ostacolo, alla crescita del nostro paese è stato che negli ultimi 10 anni, 10-15 anni, si è scelto più o meno consapevolmente di buttar via un sacco di soldi europei, che non sono soldi europei, sono soldi pagati dalle tasse delle italiane e degli italiani. E io credo sia uno scandalo vergognoso che si siano sprecate delle risorse dei nostri concittadini. Ma di che stiamo parlando? Stiamo dicendo semplicemente che ci impegniamo reciprocamente a controllare. Ci diamo dei tempi. I cittadini possono verificare, i giornalisti, gli operatori delle televisioni, delle radio, dei siti, hanno modo di controllare la tempistica che ci diamo. Poi, tra 2 anni, quando si voterà, ciascuno farà le proprie scelte. Ma possiamo, per una volta, dirci che quando si tratta di far del bene al nostro paese, indipendentemente dal colore politico, uno collabora seriamente insieme. Poi arrivano le elezioni. L'uno cerca di sconfiggere l'altro, è ovvio, e l'altro, se perde, cercherà di organizzarsi perché dopo 5 anni tocchi a lui. Ma questo atteggiamento, che è tipico in tutti i paesi europei, perché non c'è da noi, dove quando io parlo al Parlamento europeo ci sono parte delle opposizioni che iniziano a urlare mafia, mafia? Ma vi rendete conto che noi abbiamo oggi una regione come la Sicilia, che è meravigliosa e che fa parte di un mezzogiorno? Vi do i dati turistici e spero che vi si rizzino i capelli, per chi ce li ha naturalmente. No, ho visto uno sguardo perplesso, diciamo, chiedo scusa, non era una... scegliete voi il tipo di reazione, vi do un dato. Vi do un dato semplice. Noi abbiamo, quando siamo arrivati, oggi c'era Franceschini a Reggio, doveva venire anche lui, poi in elicottero non c'era posto, l'abbia lasciato a farsi uno spaghetto a Reggio, credo, non so dove sia, lo ritroveremo comunque prima o poi, non lo perdiamo, anche perché domani c'è da firmare il CIPE con noi. Quando siamo arrivati, 2014, i turisti, dei turisti stranieri che arrivavano in Italia, sotto Roma, scendevano l'11%. Cioè, scusate, sapete quant'è la percentuale di turisti stranieri che si fermano in Alto Adige? L'11%. Ora, io voglio un grandissimo bene alla provincia di Bolzano. Il mio amico Arno Compaccer, il presidente della provincia, persona bravissima, splendido, Del Rio c'ha pure una casetta lì, quindi siamo
innamorati dell'Alto Adige. Ma vi sembra normale che la Campania, la Calabria, la Sicilia, la Puglia, la Basilicata, insieme, il Molise mettiamoci anche per carità, insieme facciano l'11% quanto la provincia di Bolzano? Ma non lo ritenete un'autentica vergogna che deve essere superata soltanto attraverso un impegno comune da parte nostra? Non è colpa degli altri. Se non lo raccontiamo che cos'è il Mezzogiorno, se quando si va al Parlamento europeo ti urlano mafia, mafia, questo non è un modo di combattere la criminalità organizzata. Allora bisogna avere il coraggio di dire che noi combattiamo senza pietà la criminalità organizzata, dicendo, lo voglio dire anche da qui a Catania, tutta la nostra stima, il nostro sentimento di riconoscenza e di ammirazione per le forze dell'ordine, per i magistrati, per le donne e gli uomini dell'esercito che costantemente lavorano in questa città come in altre per combattere tutte le forme di illegalità, dalla forma di illegalità considerata a torto, spicciola, minore, che è quella della corruzione, che però è una cosa insopportabile e odiosa e che va combattuta con i fatti, non semplicemente con gli articoli, con i fatti, con i processi, con le sentenze, come è giusto che sia, fino a quell'autentico e incredibile dramma del nostro paese che è la criminalità di stampo mafioso. Ma allo stesso tempo dobbiamo dire con forza che questo paese ha tutte le condizioni per togliersi di dosso una sorta di atteggiamento di rassegnazione. Si è sempre fatto così. Tanto non ce la facciamo. Non cambierà mai. Costi quel che costi. Noi metteremo tutte le energie che abbiamo, tutta la forza di cui disponiamo, perché nei prossimi 2 anni, dandoci dei tempi precisi, stretti e puntuali, ci sia il modo e la possibilità perché finalmente le cose accadano, perché la rassegnazione prenda la strada dell'esilio e perché finalmente ci sia un paese, un insieme di città che, puntando sull'orgoglio, torna a credere che l'Italia non avrà soltanto il miglioramento del Jobs Act come posti di lavoro, non avrà l'abbassamento delle tasse o il superammortamento cui ha fatto riferimento molto giustamente Enzo, ma avrà la possibilità di tornare a essere leader in Europa, anche perché, lasciatemelo dire, l'Europa ha bisogno di noi, perché l'Europa senza l'Italia rischia di diventare soltanto una somma di grandi questioni, ma di stampo burocratico. L'Europa ha bisogno della cultura italiana, della passione italiana, delle idee italiane, della identità italiana, anche qualche volta con un po' di confusione che noi siamo in grado di fare, una sorta di caos organizzato che talvolta ci riesce anche abbastanza bene. Ma quando abbiamo proposto sull'immigrazione 2 concetti chiave, il primo che di fronte a un uomo e una donna che rischiano di morire in mare non ci si gira dall'altra parte, prima si salva quella persona e poi si ragiona su come si fa a gestire la questione immigrazione. Ci sono secoli di civiltà che ci dicono che se qualcuno rischia di morire non soltanto ci si impegna, ma se qualcuno muore in mare come altrove, ci sono secoli di cultura, secoli di letteratura, secoli di storia, o se volete più banalmente l'insegnamento dei nostri nonni e dei nostri padri che ci dice che a quella donna, a quell'uomo si dà sepoltura. Sono orgoglioso del lavoro della Marina Militare, della Guardia Costiera che stanno recuperando i cadaveri del terribile incidente di un anno fa. E grazie Enzo per quello che hai detto. Contemporaneamente ci vuole una strategia. L'unico modo per aiutarli a casa loro è quello di fare un investimento sull'Africa. Negli ultimi 15 anni quelli che hanno detto aiutiamoli a casa loro hanno chiuso i rubinetti della cooperazione internazionale. L'Africa è in prospettiva il paese più straordinario, il continente con il maggiore tasso di crescita. Alcuni paesi africani già adesso hanno percentuali di crescita superiori a quelli del sud-est asiatico. Se noi siamo nelle condizioni di attrezzare l'Italia come un hub vero nel dialogo con il Mediterraneo, per chi ha indegnamente avuto la fortuna di poter succedere a un grande siciliano come Giorgio La Pira, parlare di Mediterraneo significa parlare di qualcosa di più di un mare, significa parlare di una cultura, significa parlare di uno stile di vita, significa parlare di un sentimento di valori. Ma se riusciamo a fare del Mediterraneo il cuore della nuova Europa,
capace di dialogare dal punto di vista energetico, culturale, agroalimentare con il continente africano, ci rendiamo conto che questo è il modo concreto per evitare che queste nostre sorelle e questi nostri fratelli rischino di morire in mare. Accanto a questo, naturalmente, finisco, c'è tutta una parte più puntuale, più concreta. Bianco ci dice le infrastrutture. Noi oggi andiamo, ah, questo è un giornalista, vabbè, no, sta parlando, dice, sente urlare e quindi poverino, ha bisogno di parlare con più intensità. Il tema infrastrutture è un tema centrale, non c'è ombra di dubbio. Certo, nel momento in cui crollano i viadotti, uno dice scusa ma di che parli? Allora noi abbiamo preso l'impegno, oggi andiamo in uno dei luoghi incriminati, in tutti i sensi spero, e andiamo in uno dei luoghi incriminati per prendere l'impegno che da qui alla fine dell'anno tutto ciò che è accaduto negli ultimi mesi in Sicilia con crolli vari e blocchi vari venga risolto. Cioè, prima regola del gioco, manutenzione. Finire ciò che è aperto da tempo. Per il Mezzogiorno significa la Salerno-Reggio Calabria. Io ogni 3 mesi adesso ci vado a controllare i lavori. Il prossimo appuntamento è il 20 luglio, il 22 dicembre vogliamo inaugurarla. Contemporaneamente lì in Calabria abbiamo la 106 che deve partire. Però, dall'altro lato, Catania deve avere un'attenzione rispetto ai collegamenti con Palermo e con Messina, ovvio, a quelli con l'Etna che tu hai segnalato giustamente, agli attraversamenti cittadini e il lavoro della metropolitana, per come Enzo l'ha presentato, è un lavoro che va esattamente nella giusta direzione, e contemporaneamente quella grande infrastruttura che si chiama banda larga. Non è un caso che voi siate nella cinquina con cui Enel parte. Guardate, Enel fa una cosa molto semplice. Enel è una delle realtà più innovative del mondo. Non di del mondo. Lo sapete perché qua nella zona dell'Etna Valley avete sul fotovoltaico una realtà d'eccellenza, ci siamo stati qualche mese fa con Enzo, ma lo sapete anche perché Enel sul contatore digitale, non più nel pannello fotovoltaico, ma sul contatore digitale, ha aperto una rivoluzione. Io in tutti i paesi in cui vado propongo il modello Enel come un modello per portare l'efficientamento energetico con il contatore digitale e la rivoluzione della banda larga. Poi ci sono delle piccole cose concrete. 2000 elettricisti lavoreranno per i prossimi 4 anni grazie a questo tipo di investimento. Dice, ma tu parli dei piccoli artigiani? Sì, parlo anche di loro. Perché poi l'economia italiana è fatta anche da queste piccole e medie imprese, non soltanto dai colossi. Ed è fondamentale che Enel abbia una filiera. Ma quello che farà Enel in questa città, poi naturalmente se ci saranno privati, Telecom, tutti noi siamo sempre felici quando c'è competizione e si corre, ma quello che accadrà sarà molto semplice, che voi da casa vostra, se avete la banda a 100 megabyte, anziché a 4, 5 o 30, come accadrà comunque nelle zone, avete una rivoluzione che vi consentirà non soltanto di vedere la televisione meglio, che è sempre una priorità, o di collegarvi bene a internet, ma di trasformare concettualmente totalmente il vostro modo, ad esempio, di fare impresa. La manifattura 4.0, che cos'è se non la digitalizzazione spinta che permette alle imprese di guardare al domani? Quindi infrastrutture, sì, poi alla fine c'è il ponte. Enzo, sì, alla fine di questo percorso, senza ideologizzarlo, alla fine del percorso per cui rimetti a posto le infrastrutture in Sicilia, perché non puoi parlare di ponte se ti crollano i viadotti. Fai la Salerno-Reggio Calabria, fai l'investimento che devi fare sulla Ionica e su tutto il resto, poi è normale dire che uno dei grandi collegamenti italiani, prima ancora che quello autostradale, che pure è importante, è quello dell'alta velocità. E l'alta velocità non è che può permettere a me, cittadino di Firenze, di arrivare in 1 ora e 15 tranquillo a Roma, o in 1 ora e 30 a Milano, o comunque di essere al centro di un... Alla fine c'è un traffico in quella stazione. Ogni quarto d'ora hai un treno per andare a Bologna, per andare a Venezia un po' meno, per andare a Milano, per andare a Roma, qualcuno va a Torino. Hai un collegamento fantastico, Napoli, Salerno. Non è possibile che l'alta velocità si fermi a Salerno. Ecco perché, non riguardo ovviamente la Sicilia, la Napoli-Bari e poi in prospettiva al Salento, ecco perché da Napoli si deve arrivare fino a Palermo toccando la vostra realtà. Questo è il primo tema, infrastrutture. Sul tema del costo dell'energia, con Matteo Delfante, amministratore delegato di Terna, saremo qua nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, via, diciamo credo entro giugno più o meno,
per l'inaugurazione di un pezzo importante. Alla fine il risparmio della bolletta a livello italiano sarà 600 milioni di euro con il nuovo investimento di nuovo. Vexata questio anche in questo caso. Sull'accesso al credito, mi permetterà Enzo di dare un messaggio alle banche italiane. Noi ieri abbiamo approvato un decreto legge importante, spero Anna che sia l'ultimo, e credo che lo sperino tutti. È un decreto importante perché sana una ferita, quella dei rimborsi alle banche che sono fallite, che è un altro punto importante, ma è un decreto importante perché riduce la tempistica dei non performing loans per le banche. Sostanzialmente mette le nostre banche nelle stesse condizioni di quelle degli altri paesi dal punto di vista della gestione dei crediti. E questo vedrete che nelle prossime settimane e mesi cambierà definitivamente il volto dell'economia delle nostre banche. Però c'è un punto, qui lo voglio dire. Noi abbiamo degli straordinari banchieri, alcuni dei banchieri italiani sono tra i più bravi in Europa, un banchiere italiano è appena stato nominato il miglior banchiere d'Europa, però ci sono anche troppi banchieri in Italia. Bisogna avere il coraggio di dire che le banche devono fare il processo di accorpamento. Noi abbiamo fatto il decreto sulle popolari, noi abbiamo fatto quello sulle banche di credito cooperativo. Non è possibile che in tutti i comuni ci sia una banca, non è possibile che dappertutto ci siano poltrone nei consigli d'amministrazione, revisori, incarichi, consulenti, qualche banchiere in meno e qualche credito in più alle piccole e medie imprese, alle realtà artigianali, alle famiglie che se no non ce la fanno. E lasciatemelo dire anche a qualche giovane che magari vuole aprire una realtà senza troppi problemi. Provarci. Bisogna cambiare approccio noi, Enzo. Se uno non ce la fa e fallisce, non bisogna mettergli il marchio dell'infamia. In America, chi nella Silicon Valley fallisce non è considerato un perdente. È importante questo perché è un atteggiamento diverso. Da noi il fallimento è un'onta irrimediabile. Noi bisogna avere il coraggio di trovare delle regole senza evidentemente agevolare chissà quali atteggiamenti truffaldini, ma delle regole per cui uno ci può provare. E se non ce la fa, riprova. Ci sono alcuni strumenti di venture capital in America che preferiscono dare i soldi a chi la prima volta ha fallito perché avrà fatto tesoro dell'esperienza. C'è una bellissima frase che io sia vecchio, ho sbagliato, riproverò, sbaglierò meglio. Ma è l'idea, forse non è Beckett, adesso domani verifico, ma è l'idea strepitosa del fatto che ci si possa provare. Ecco, da qui vorrei che arrivasse anche un messaggio. Il credito deve essere più semplice. Se noi liberiamo alle banche il grande peso dei non performing loans, cioè dei debiti incagliati, se noi finalmente siamo in condizioni di rimettere gli istituti di credito, qualcuno in meno, facciano queste benedette fusioni, le banche si mettano insieme e liberino energie e risorse per il territorio, questo sarà uno straordinario boost per il Mezzogiorno. E infine l'efficienza della pubblica amministrazione, ma su questo so che tu hai già affrontato il tema in più di una circostanza. E allora questo è un patto concreto, punti singoli, e io sono partito da Bellini e dalla cultura perché mi sono fatto prendere la mano, ma mi perdonerete su questo. Il punto fondamentale è che questo patto ci dice una cosa semplice. C'è un'Italia che urla, un'Italia che dice no, un'Italia che si arrabbia, un'Italia che vede il bicchiere mezzo vuoto, che, diciamolo chiaramente, c'è. E quando io racconto che le cose stanno andando meglio, non è che non vedo i tanti punti di debolezza che noi abbiamo. E che c'è qui? Non è che c'è Mago Merlino che con la bacchetta magica risolve i problemi. Ma c'è anche un'Italia che dice sì e che con tutti i propri limiti ogni giorno ci prova. Con tutte le proprie difficoltà ogni giorno si tira su le maniche della camicia e prova a fare di questo paese quello che questo paese deve essere, il punto di riferimento in Europa e nel mondo. Io credo che sia questo la nostra priorità. Naturalmente dovremo farlo investendo nella scuola, di più negli asili nido, di più nel settore dell'educazione, del capitale umano, di più, certo. Ma dovremo farlo anche e soprattutto mettendosi in gioco tutti. Questa storia qui non la risolve il sindaco bianco, che pure tutti voi sapete essere particolarmente competente e bravo.
Questa storia qui non la risolvono i vostri sindaci, non la risolvono i vostri deputati, i vostri senatori. Questa storia non la risolve neanche il governo. Questa grande sfida per riportare l'Italia ad essere leader in Europa e nel mondo dipende da ciascuno di noi. Io non smetterò fino a che sarò a Palazzo Chigi, neanche per un momento, di provare a chiedere a tutte le connazionali e i connazionali di ricordarci alla grandezza della sfida a cui siamo chiamati. E allora, dopo 2 anni uno potrebbe dire, beh, però dai, potete essere contenti, le tasse piano piano hanno iniziato ad andare giù, quest'anno non pagate l'IMU, c'è l'ammortamento al 140%, l'IRAP costo del lavoro gli imprenditori non la pagano, la legge elettorale finalmente è fatta e che fatica abbiamo fatto, la riforma costituzionale, ci sarà il referendum, beh, potete anche dire che avete fatto qualcosa di buono. No. Noi non diremo mai che siamo contenti di noi stessi finché non ci sarà in Italia la piena consapevolezza che l'Italia deve essere il paese leader in Europa. E non lo diciamo perché vogliamo montarci la testa, lo diciamo perché la cultura anche di un luogo come Catania ci esplicita in modo forte che siamo sempre stati questa roba qua. Allora, amiche ed amici di Catania, concittadine e concittadini, grazie per aver aspettato così tanto tempo l'arrivo, scusate se siamo stati un po' in ritardo. L'impegno con Enzo Bianco è un impegno con dei tempi, controllatelo, controllateci, siamo pronti e trasparenti per poter fare le verifiche punto per punto delle cose che funzionano o di quelle che non funzionano. Per vostro dispiacere, per vostra somma disgrazia, continueremo a stressarvi molto e a visitare il Mezzogiorno dando il messaggio forte che il governo c'è, qui una parte significativa del governo, continuerà ad esserci in tutti i passaggi, ma quello che vi chiedo è che questa grande sfida non è una sfida che ha un colore politico. Non vi sto chiedendo il voto per il mio partito, vi sto chiedendo per 2 anni, prima delle elezioni, poi alle elezioni ciascuno farà quello che vuole, ma da qui alle elezioni, per i prossimi 2 anni, di dare tutto e tutti del nostro meglio per poter riportare l'Italia nel posto che merita, alla guida dell'Europa. Viva Catania, viva la Sicilia, viva l'Italia!